Salve e bentrovati. Oggi vi voglio parlare della procedibilità d'ufficio, tenuto conto dell'articolo 590 bis del codice penale, ossia alla luce delle lesioni personali stradali gravi e gravissime, tenuto conto della riforma Cartabia. La riforma Cartabia ha introdotto la procedibilità a querela di parte per delle ipotesi di reato che prima erano procedibili d'ufficio. Questo vuol dire che sono rimasti appunto dei tipi di reati per i quali è procedibile d'ufficio. Ho voluto fare un focus per quelli che sono relativi all'articolo 590 bis, quindi dare delle piccole pillole per cui appunto come PG operante si può procedere d'ufficio. In questo caso appunto vi ho intitolato condizioni di procedibilità, vi ho sottolineato quelle che andrò ad analizzare, sono quelle d'ufficio e riguardano l'articolo 590 bis, commi 2, 3, 4, 5 e 6, escluso quindi il primo comma. In questi casi appunto vi ho elencato e si applicano in tutte quelle fattispecie nelle quali le lesioni personali, stradali, gravi o gravissime sono aggravate da certi tipi di comportamenti e questi tipi di comportamenti sono previsti ex lege, quindi sono tassativamente previsti. In questo caso vi ho fatto una codifica e sono la guida in stato di ebbrezza con veicolo a motore. Questo è importantissimo perché se non viene utilizzato il veicolo a motore, si procede, la condizione di procedibilità è a querela di parte. Ai sensi appunto dell'articolo 186 e 186 bis. Per quanto riguarda l'articolo 186, i casi rientranti nei commi, nel comma 2, lettera B e C, quindi casi penali, e per l'articolo 186 bis, comma 1, lettera B, C e D, ossia quei casi che riguardano appunto, ad esempio, i conducenti che trasportano cose, ad esempio, o trasportano persone ai sensi di specifici articoli del codice della strada. Al punto 2, via la guida di veicolo a motore in stato di alterazione per utilizzo di sostanze stupefacenti, quindi anche in questo caso procedibili uffici. Nel caso in cui il veicolo si trattasse di veicolo non a motore, in questo caso invece la procedibilità è a querela di parte. Al punto 3 abbiamo la guida di veicolo a motore, sempre questa guida di veicolo a motore, questo appunto sottolineatevelo bene, e riguarda appunto la persona, quindi il conducente, che rientra in determinate fattispecie legate al titolo abilitativo, ossia la patente di guida. Patente di guida quindi mai conseguita, non munita, perché non perché non portata al seguito ovviamente, ma perché non l'ha mai conseguita, quindi mai conseguita, oppure la guida con patente sospesa o guida con patente revocata. Al punto 4 vi rientra appunto la guida di un veicolo a motore di proprietà dell'autore del fatto e non provvisto di copertura assicurativa. Quindi in questo caso devono essere rispettati due tipi di parametri, ossia la mancata copertura assicurativa e anche il legame tra il mezzo ed la persona, ed il conducente, perché lo stesso deve essere anche proprietario del veicolo. Ultimo punto, la guida di veicolo a motore dovuta a comportamenti particolarmente pericolosi. E quali sono questi comportamenti particolarmente pericolosi? Sono quelli elencati all'articolo 590 bis, comma 5. Ora, li leggiamo insieme, comunque sono tutti quei tipi di comportamenti, riguardano ad esempio il conducente di un veicolo a motore che procede in un centro urbano, quindi in un centro abitato, perché la nozione di centro urbano ai sensi del codice della strada è una condizione che non esiste, quindi si parla di centro abitato, ad una velocità che può essere o pari o superiore al doppio di quella consentita, quindi 50 km orari oppure 30 km orari in determinate casistiche morfologiche della strada, quindi appositamente riportate da segnaletica, e comunque non inferiore a 70 km orari, oppure sulle strade extraurbane con una velocità che può essere superiore di almeno 50 km rispetto a quella consentita. Ovviamente questo comportamento deve provocare le cosiddette lesioni gravi o gravissime nei confronti di un altro soggetto, di un'altra persona.
Poi abbiamo il conducente di veicolo a motore che compie come manovra l'attraversamento di un'intersezione avente un semaforo che in quel momento è disposto al rosso, quindi un comportamento particolarmente grave, oppure che circola contromano, anche questo è un comportamento grave, e anche questi due tipi di comportamenti devono comunque sia provocare delle lesioni personali gravi o gravissime nei confronti di un altro soggetto o di altri soggetti. In ultimo abbiamo il conducente di un veicolo a motore che compie quali tipo di manovre che sono vietate anche dal codice della strada, l'inversione nel senso di marcia in prossimità in corrispondenza di intersezione, curve o dossi, quindi tipici comportamenti particolarmente gravi, oltre a comportare le violazioni al codice della strada, ma sono comportamenti proprio gravi nei confronti dell'altro, cioè, dell'altro utente della strada. Oppure a seguito di un sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza dell'attraversamento pedonale o di una linea continua. E anche in quest'ultimo caso è necessario che questi comportamenti cagionino, quindi provochino delle lesioni personali gravi o gravissime nei confronti di un altro soggetto o di altri soggetti. Quindi in questo caso vi ho elencato quelle che sono le condizioni di procedibilità d'ufficio alla luce appunto della nuova riforma, della riforma Cartabia, tenendo conto dell'articolo 590 bis. Vi sono per esempio altre fattispecie, in questo caso ve lo voglio accennare, come ad esempio l'incidente con fuga che provoca delle lesioni stradali gravi o gravissime nei confronti di un altro soggetto. Ecco, in questo caso sembra paradossale, ma non rientra nella condizione di procedibilità d'ufficio, bensì a querela di parte, anche se una recente circolare ha comunque definito che rimane ferma anche la possibilità, in caso di fuga, di poter procedere con arresto facoltativo. Quindi appunto è un tipo di comportamento che potrebbe far pensare ad una procedibilità d'ufficio, in realtà adesso, alla luce della nuova riforma, rientra tra la procedibilità a querela di parte. Con questo concludo questo piccolo intervento, questa piccola delucidazione che riguarda appunto la procedibilità di ufficio alla luce appunto della recente riforma e dell'articolo 590 bis del codice penale. Vi ringrazio dell'attenzione, un in bocca al lupo per i concorsisti e spero che questa piccola pillola possa essere utile anche per gli operatori di polizia stradale o comunque che svolgono funzioni analoghe. Vi ringrazio dell'attenzione, un saluto, a presto, Marco Orlandi.